Tra poco nello Zoo di 105. Leone all'isola dei famosi, un pagliaccio in mezzo al mare dell'Honduras. È qui con noi Leone di Lernia. Questa è una serata piena di sorprese. Ho visto i tuoi figli lì ed è giusto che siano qua, sì, ad accoglierti. Ma poi alla tua famiglia professionale è lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, sì. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 è qui. Quattro salti nella celebrità. Divaricatore della bocca, per fare meglio i chinotti ai produttori più dotati. Non l'ho comprato anch'io. No, perché mi hanno detto. Oh. Che sono. Oh. Sta succedendo? Sulla buona strada. Ammazza. Ma sai che ti ci vedo bene su Raiuno dopo Marzullo? No, fai piano che c'hai i canini affilati. No! Prima di sparare, Chuck Norris non prende mai la mira. Spara a casaccio e il bersaglio si adegua. No! E questo è solo l'inizio. Tra poco nello zoo. Lo Zoo di 105. Tutto il nostro pubblico radiofonico è scomparso. Sembra che la concorrenza abbia un disc jockey che ha provocato una specie di slittamento nello schema degli ascolti. Un solo disc jockey ha fatto piazza pulita di tutto il nostro pubblico. Non possiamo prenderlo. There's nothing I can do about it. Cause nothing seems so true when I'm beside you. Am I dreaming of being or just hold my hand? Naked, perfect, so beautiful. You turn me up and down, I'm spinning round and round. You never get enough, baby, don't you're a shining star. Nothing I can do about it. I'd die. You're my soulmate, my sun, my rain, my faith. You fill me up with love. Your kisses are better than wine. There's nothing I want more than you, girl. You turn me up and down, I'm spinning round and round. You never get enough, baby, don't you're a shining star. Cosa hai combinato ieri sera? Cosa mi hai costretto a fare? Ma a parte quello, io ieri sera apposta ho acceso la televisione per vederti. Beh, che cazzo era quella roba? Leo, cos'era quella roba lì? Ce l'hai venduta come te, il grande rapper.
meglio di 50 Cent. Sembravi Eminem dal logopedista. Aspetta, ma so, fammi spiegare che cos'è 50 Cent. 50 Cent. È un rapper. Sì. Non è il 50%. Possiamo parlarne dopo la sigla, che sennò sta parte qui non va in replica. Quindi ci dispiacerebbe per chi ci ascolta la sera. Sì, giusto. Guarda. Bravo. Leo sta per nascere, grazie a te e alla tua performance ieri sera, un nuovo telefilm. Ascolta qua. Era inevitabile. Dopo la versione di Las Vegas, quella di Miami e quella newyorkese, non potevano tralasciare una delle metropoli più amate da spacciatori, baldracche, assassini e reduci dall'isola dei famosi. Gratosoglio. Nasce CSI Gratosoglio. Perché? CSI Gratosoglio. Leo Razio è di nuovo sulla scena del crimine. Una ragazza viene ritrovata maciullata sul bordo di una strada. Ha il logo di una macchina stampato sulla fronte e una sgommata sul petto. Sarà la solita storia di gelosia, dai, sempre questa la storia, la gelosia, l'invidia, ma basta! La ragazza è stata trovata vicino a Via dei Missaglia, a Gratosoglio. Cazzo! Giusto vicino a casa mia. Ma la cosa incredibile è che le hanno trovato il logo della Honda Jazz stampato sulla fronte. No. Stessa macchina che c'ho io. È incredibile. Ma che ora è successo? Verso le 8 di stamattina. Proprio quando sono uscito di casa stamattina? Scusa un secondo, Leonazio. Ma stessa via, stesso paese, stessa macchina e stessa ora. Non è che tu... CSI Gratosoglio. Presto anche CSI Begato, CSI Bovisio Masciato, CSI Pordenone, CSI Via Vo, CSI Druento e in esclusiva mondiale CSI Buona Domenica. No! Con una manciata di crimini legati al mondo delle culandre. Presto su Canal Jimmy. Bello! Ciao, l'orco malvagio. Non amo più i bambini, non amo più i budini e neanche i tramezzini. Amo solo le Pringles, che sono tanto buone, buonissime. Nuove Pringles, ancora più leggere e croccanti. Da oggi le amerai ancora di più. I love Pringles. Viva le Pringles, viva l'orco malvagio. Facciamo rima con bambini. Radio 105. Lo Zobi 105. Vai Mazzoli, di l'ora. Le due e ormai le tre quasi. Viva le Pringles! Bravo, ora che l'hai detta, pensi che a qualcuno importi? Lo Zodi 105 è presentato da Nokia. Music gets you talking. Questo programma è offerto da cos'è? Mario di Catanzaro Lido, il parrucchiere di Peppe Geracitano, il geometra che mancava. Casal Pusterlengo. Dei ragazzi e un piccione morente del Duomo seduto in un angolo alla destra di Marco sono pronti per la diretta di oggi. Ce n'è più di uno. Sai, mi prendi in giro. Pippo Palmieri nella parte di me ne fotto di voi e fotto più di voi. Questo è Wender vero. Nella parte di Marco, stasera ho organizzato un'orgia su MSN. Okay. Vieni. Paolo Nois, @105.net di Sesto San Giovanni. Nella parte di Paolo Nois, @105.net. Bello. Scrivetemi. Organizzo orge fantastiche. Vale. Fabio Alisei nella parte di Gilberto Pensa, in arte niente, nella parte di... Di? Di che? Di che? Di? Figli di puttana! Okay. Alla destra di Marco, uno sgabello vuoto con sopra un piccione piatto e secco. Che schifo. Sì. Ragazzi, state attenti. Dovrebbe esserci un buco nella vetrina di 105. Ecco perché entrano i piccioni. Ma uno solo si può chiamare Marco Donatello Mazzoli. Marco Donatello Mazzoli. Base, grazie. No. A chiamarmi Donatello.
Mazzoli, Mazzoli, ma vai veramente a cagare. Perché? Dai, Pippo, dai Pippo, metti la sigla, sennò qui svengo da ridere. Così bello il nome Donatello. Quei relati dalle patatine no, però, ma per favore, dalle patatine no, dai. Voglielo ricordare. Su 105 adesso c'è lo zoo. Che ti piacciono? Sono tutti dentro sino al collo. Non da fare danni, bro. Hai poco tempo per urlare, no. E si sa. O per dar voce ad un macello. Everybody! Vadi 105. Lo Zodi 105 qui. Cos'è? Pronto? Vado via qui, deficiente! Buongiorno a tutti! Buongiorno. Ragazzi, ieri ho assistito veramente alla vergogna televisiva. Mamma mia. Leone di Lernia, durante la diretta, eri in prima serata su Rai 2. Rai 2, e tu hai fatto veramente una roba indicibile. Ma stai scherzando? Ma sono reppato con la Simone 5 ore. Ma che cazzo è reppato? La Simone ti ha guardato talmente male, Leo, perché hai sbagliato subito dall'inizio. Perché? Lei stava reppando e tu sotto continuavi a dire delle frasi senza senso, Leo. No, io facevo. Un alcolizzato che sbocca, sembravi. Ehi, quello sei tu, pezzo di stronzo. Poi a 2 minuti circa è entrato l'asma. Come tappeto della canzone. No. La Simona non si capiva un cazzo. Guardi, che dicevo, era un uccello che cinguettava. Zitto deficiente, 5 minuti ha durato il rap. Mamma mia, Leo. Ma non era un rap, perché lei rappava, tra virgolette. Ah. Tu stavi berciando. Cosa che stavi dicendo? Mazzò, non dire cacchiato. Io faccio. Quello è rap. Disco cervicale. Te lo ricordi il testo almeno? Sì, vai, sì. Prova. Vai, via. Leo, le parole non sono Lego, Fallo però, dai il testo. Mo come dobbiamo fare all'isola dei famosi se abbiamo la fama? Non se la ricorda! Non se la ricorda! Ma più grave ancora, dopo la festa successiva al Propaganda, dove siamo andati anche noi, che vergogna! Non si ricordava le parole dell'unica canzone che tutti conoscono, La Banana. No, quello non mi dava il si bemolle, il mi bemolle. Leo, ce l'avevi in mezzo alle gambe la roba molle, tu. Ce l'avevi lì. Ma lì, scusa, ma cosa ha detto Simone? Come ha presentato i 15? Come le ha detto? I 50 Cent. Ma chi sono questi Cent? Cazzo, 50 Cent. Un rapper famosissimo, è come P. Diddy, Puff Daddy. Sono di Molfetta. Ma che di Molfetta? No, sono americani, sono rappers. Ma quali americani? Rappers, American rappers. Rappers! Fucking English, you fucking son of a bitch. No, non è la morra sarda, Leo, non devi lanciare i numeri, eh. Ragazzi, ma quella topona che c'era nel corridoio prima, chi è? Sara. Sara chi? No! Ah, quella della canzone Sara. No. Svegliati, è primavera. Tra l'altro io sono nervoso. Sì, perché non doveva per. Cioè, si è presentata vestita come una ragazza normale. Scarpetta bassa, jeans. Sì. Poi ha una scollatura che parte all'ombelino. Sembra una bravissima ragazza, non riesco a insultarla. È brava. La scasseremo di mazzate tra pochi minuti. Tra l'altro ha il regista in autoreggente. In che senso? È una novità. Di solito si usano le calze. Sì? Così glielo puoi abbassare. Ma ragazzi, attenzione, lo zoo inizia con una bella bastardata. Il maniaco si è rimesso al lavoro. Stanco di chiamare sempre Leone, ha chiamato un po' di vittime nuove. Vai. Insomma, l'ennesima scusa per farti una pippa in radio. Ma vai a cagare, ma. La bastardata del giorno. Ufficio Guagliani, buonasera. Ti ucciderò. Pronto? Sto arrivando a prenderti. Sì? Sono il collezionista. Collezionista di cosa? Di teste di cazzo. E tu sei la prima allora. Hai paura di me, vero? Che cazzo me ne devo fare una testa di cazzo di merda come la tua? Buono. Hai paura, stai tremando? Sì, l'uccello mi sta tremando. Lo sai che ti sto cagando sulla macchina in questo momento? Impossibile.
sei tutta una merda, come fai a cacare? Vieni a vedere, sono fuori che mi masturbo con una foto di tua moglie. No, è uscito. Oh! Pronto? Ti ucciderò. Pronto? Sto venendo a prenderti. È vero? Ti taglierò la testa. La testa? Sì. Quale testa? Quella grande o quella piccola? Quante teste hai tu? Due. Io devo ucciderti perché sono un collezionista. Ah, sei collezionista di teste? Di cazzo però. Hai paura di me, vero? Fatti la pelle becchine, Tramon. Io ho paura di te. Fino a dove? Sono un cucù, Tramon. Sono su... Ho paura. Sono sul... Sono sul pianerottolo di casa tua e sto cagando. Pronto? Occhio. Pronto? Ti ucciderò. Dimmi. Devo ucciderti, ti sto avvisando. Vieni, vieni, sono pronta. Ti taglio via la testa. Vieni, sono pronta anche per il taglio della testa. Oh, problema. E poi ti faccio la cacca in tutto il negozio. No. Sei pronta? Sono pronta, sì. 10 minuti e sono lì, devo fare ancora benzina. Va bene. Ciao. Vai pure a prendertele nel culo. No, signora. Mi sa che come maniaco non valgo un cazzo. Mi sa che devo rispondere a quell'annuncio per fare il cameriere in pizzeria. Ma no. Sì. Ma no. Ieri sera ha iniziato così. Beh, bello non è proprio il termine più adatto, Leo. Curioso, ecco, da studiare. Dobbiamo fare sull'isola dei famosi si faceva la fame. Dobbiamo fare sull'isola dei famosi si faceva la fame. Sono partito da Milano, 4 aerei mi sono pigliato. Pagato Carmelo. Appena sono arrivato, mi hanno subito sequestrato. Mi ha messo su una barca, sulla palafetta mi hanno portato. Era pieno di moschitos e mi sono subito lamentato. Mo, dobbiamo fare, sull'isola dei famosi si faceva la fame. Mo, dobbiamo fare, sull'isola dei famosi si faceva la fame. Dopo 5 minuti, yes, la Simone mi ha chiamato. Wow. Lascio la palla fritta e sull'isola mi ha importato. Appena sono sbarcato, si sono subito lamentato. Che puzza. E dopo una giornata, ho cominciato a zizzagnare. Ma va? Fare sull'isola dei famosi si faceva la figa. Mo dobbiamo fare sull'isola dei famosi si faceva la fama. Il caldo che faceva non si poteva sopportare. 40 gradi all'ombra, non c'era da mangiare. Out, stick out. L'acqua che si beveva, out, stick out. Sembra piscia del cavallo. No. Sei sull'isola. Io non ho bevuta e all'ospedale mi hanno portato. Che cazzo è? Dura, non dura. Dobbiamo fare sull'isola dei famosi si faceva la faceva visitato. Faceva. Ero tutto disidratato. Ma come si fa? Mi parlava. Ma io non capisciavo. Dobbiamo fare. Quando sono tornato, con una forza da leone, ho preso Linda e Sara, sì, e gli ho toccato le tettone. Dobbiamo fare. Linda si incazzava e mi diceva sei un cafone. Luca litigava e Sara si arrabbiava. Mentre mangiavamo, da Sara sono andato. Una pizzetta, eh? Un bacio gli ho strappato. Sta
stava meglio in cuglio, l'ho picchiato. Non potevo, non potevo parlare. Sembra la sigla di Solletico. Ma non Leo. Solletico. Leva sta porcheria, Pippo, via, per via, favore. Via. Ma che roba brutta, ma Leo. Ma sono cose dell'isola, ma sono. Però sai che devo dirti una roba? Ieri sera, quando eravamo lì alla festa, che sto porco mi ha presentato chiunque. Certo. È la mia fidanzata, Mazzole, Mazzole. Ma perché ce l'hai con me? Mazzo, io ti voglio vedere in ha ragione televisione. Gibba, ha ragione Gibba. Tu hai un trauma. Sì. Hai un trauma da Mazzoli. Cranico. Mazzoli, io ti voglio vedere in televisione. Ma perché? Perché gli altri ci vanno. Sì. L'unica persona che deve andare sei tu e spero che andrai in televisione perché arriverà. Ma io in televisione ci voglio andare se un giorno ho qualcosa da proporre. Marco, sì. Marco. Sì. Perché gli stai leccando il culo? Cos'hai da nascondere? Cosa ti sei inventato? Cosa è successo? No. Fabio, no, tu non te ne sei accorto. Fagli bene la domanda, per favore. Attenzione, via la musica. Ascolta, vecchio famoso pagliaccio, che cosa hai in mente? Cosa stai ingabolando? Architetto. Stai zitto. Perché? Stai zitto, tre mente ammazzò. E tre facce, stai zitto. Pagliaccio. Ieri sai cosa mi ha detto? Che ieri sera alle 12 e mezza di sera si era addormentato. Perché alle 9 già dormivo. Dal pomeriggio fino alle 12 e ma mezza che si che te frega te? Questo perché tu devi sempre sapere dove siamo tutti noi? Di prima mi ha dato uno schiaffo, mi fa, dove eri ieri? Ma come? E per forza. Fatto bene non venire. Però ti stavo dicendo, sai che l'avventura però due colpi ce li darei? È bella l'avventura. Ma dal vivo. Sì, no, senza le bendie da Tutankhamon non è male. Io Angelo Ferraro lo faccio. Chi? Chi? Angelo, l'autore che ti ho presentato chi io. È? Angelo Ferraro. Ma non iniziare a fare marchette di marchette, nuovo. Dai. Visto che siamo in tema di marchette, va là, uno che ormai ne ha fatto un mestiere di marchette. Chi è? Zanfo Zanfani. Ciao. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone. Senti, Adrombo, stavo pensando stasera che c'è un cazzo da fare. Fammi una cenetta per conto mio, me faccio due bucatini che c'è pepe e abbacchio che è patate. Sai che ci vorrebbe? Un vinello buono. Ancora? Fammi due chiamate che vediamo di accompagnarlo con quello che si deve. Non c'è. La cantina pronta? Pronta? Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagna, redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei vineggia? Guardi, io non la capisco. Come mai? Non è italiofona? Che idioma parla? Scusi. Zanfo Zanfagni, da redazione di Scrocchignolo Mediaset. Conosce il programma? Cioè l'eberrimo omonimo? No. Non conosce Scrocchignolo? Non guarda la televisione lei? Pronto? Sì, pronto. Già l'avevamo fatto. Canna mi ha ritrosso che i miei gamberi, scusi. Come? Passa avanti due indietro. Cosa come? Gli ho detto il nome, che faccio? Ma qui sta telefonando in un negozio, qua. Sì, lei vineggia? Come? No, dico vineggia, c'è il vino? Enotecheggia, sì. Bottiglieggia. Enoteca e la cantina, sì. Mazza che nome originale, oh, ma ve sarete scervellati, ve sarà venuta la cervicale a pensarlo. Senta, io passerò con tutta la troupe di questo programma che si chiama Scrocchignolo a effettuare le riprese della vostra attività di enotecheggiai. Voi che imbottigliate, servite, bicchierate? No, noi non imbottigliamo, vendiamo già in bottiglia. Allora voi che sbottigliate, tappate, stappate, no, bevete. No, detto che noi non imbottigliamo, non stappiamo e non facciamo nulla, vendiamo le bottiglie già tappate. E basta, cioè se uno si vuole aprire la bottiglia un po'. No. Perché? No. Perché è un'enoteca che si compra il vino e se solo ne va a casa propria. Ma che è soprammobile? Che cazzo salite? Lei vende soprammobili e ripiani di vino. Ma lei che mi ha chiamato, poteva evitare. Ah, mica c'è scritto, scusi, sull'elenco che voi vendete. Beh, adesso lei se lo ricordi, così la prossima volta. E va bene, io vengo. Faccio le riprese. Okay. Devo va bene, arrivederci. No, arrivederci di che? Pronto? Io devo fare riprese, arrivo, riprendo voi che consegnate queste bottiglie chiuse con la cera lacca, il lucchetto e pure la cintura di castità. E in cambio di queste riprese assolutamente gratuite che noi useremo a titolo. Ma a me non interessa la gratuita. Allora io le faccio pagare le riprese, in cambio di queste riprese a pagamento salatissime, lei ci potrebbe gentilmente omaggiare un po' di bottiglie di vino, eh? No, poi vista la sua simpatia, assolutamente no. Ah, ma che fa, scusi, da titoli? No, io non do titoli. Ma io mica sono Arlecchino che devo mettermi qua a far servitore del tuo padrone. Ma comunque Arlecchino, perché mi sembra un po' uno scherzo. Cosa? Sì, è bene, Argento, adesso devo lavorare. Argento mi ha chiamato. Bottiglia con la cintura di castità. Sì. Sì, è bene, arrivederci. Dove se la vuoi infilare sta bottiglia con la cintura di castità? Ah, ok, arrivederci. Arrivederci di che? Bottiglia mi deve dare. Per telefono diventa difficile. E me le mandi via fax, c'è una bottiglia sottile. Che no, cazzo sta dicendo? No. Vengo io, le sono posto. Salve, non ho tempo da perdere. E nemmeno io, allora io arrivo, faccio il... Pronto? Aia. Questa se voleva togliere la cintura di castità infilasse le bottiglie. Mazza che appetito sessuale, oh. Che era la madre dei cracchi? Lucrezia Borgia. Pronto? Pronta? Sì. Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, redazione del Scrocchignolo Mediaset. Scusi, ma non sto sentendo niente. Questo è un problema suo, vada dall'Amplifon, usi in cotton fiocco. Mi dica. Senta, caro Beethoven, io sono Zanfo Zanfagni. Eh?
Sì, ma no, ma se vieni in cornetta così, non lo so, chiami qualcuno che io traduce nel linguaggio dei segni. Pronto? No. Qua ci voleva Anna dei Miracoli, oh. Mettete a suonare il violino, va? Pronto? Frate? Sì? Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagna, redazione del Scrocchignola Media 7. Ascolti, o impara a parlare l'italiano senza tonalità, oppure può anche andare al diavolo. Senza tonalità? Ma che sta suonando la Traviata? Pronto? Cazzo, mai chiamata la Ricciarelli? Pronto, sono Zanfo, Zanfo Zanfagna. Gli piace adesso? Sto a cambiare la tonalità? Ah, faccio un la bemolle? Pronto? A maestro Muti! Mi dica! Sto a cambiare la tonalità, gli andava bene? Cosa le serve? Vino, lei c'ha vino, vineggia? Mi dica! Già io ho detto, lei c'ha vino, vineggia? Pronto! Ammazza, questa gli ha presa la sbronza triste, occhio che si suicida, chiama il 118! Pronto? 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 Sì, buonasera, sono Zappo Zaffagna, relazione del Scocchigno Media, senta! Sono Satana, sono Belzebù! Allora, bei bambini, siete pronti? Via col pomeriggissimo! Siamo pronti, discepoli! C'è DJ Pino Master Flash, il vostro guru della tendenza! Questo è lo Zoo di 105, 105, 105. The Sound Vibration. Vaffanculo! Corri Giba, corri, corri, corri che non c'è il vecchio. Vieni, 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 vieni. Allora ragazzi, le patologie di leoni sono le seguenti. Di leoni? Di leone. Sì. Lui ha un trauma da possibilità di perdita di notorietà. E questo è vero. Vai a dire che lui insegue sempre televisione e media perché ha paura di perdere questa notorietà che ha conquistato in 50 anni di carriera. Sta entrando, sta entrando. Aggiunto ad un altro trauma. Aspetta. Ma cosa dici? Un attimo che il dottore la sta analizzando, per favore, Leone, su. In più, e scaturisce ovviamente da questa prima patologia, la seconda, ha anche un trauma da Mazzoli. Cioè, sarebbe, ecco, io non capisco, dottore, cos'è questo trauma da Mazzoli? Il trauma da Mazzoli in realtà è quel trauma che lo porta a non pensare ad altro che al Marco Mazzoli. Ma perché? In qualsiasi momento della sua giornata. Caro dottore, io ho una soluzione per coniugare questi due traumi. Sì. Potrebbe condurre un programma su Gay TV. Ma che cosa? Cosa? Azzeccato? Azzeccato. Tu perché pensi sempre a me? Pensa ad altro. Ma perché sempre a me? Ti voglio vedere alla stalla. Ma io non ti voglio vedere da nessuna parte. Ma dai, non rompere le palle. Poi c'è l'amore, c'è l'amore. A Marco non ci devi pensare, perché anche lui ha un futuro. Cioè, oltre come DJ, se si mette a testa in giù, fa il porta ombrello. Vai a fanculo! No, ti spiego perché lui dice sempre Mazzoli, Mazzoli, Mazzoli. Sì. Perché è l'unica parola che riesce a dire senza peppeare. L'ha imparata bene. Fabio, non riesco a dirlo, secondo me. Fabio! Ragazzi, tra poco ci sarà una grandissima ospite qua in studio, non sveliamo ancora chi è. Ah sì, non viene più Sara Tommasi? Perché... Se volete insultarla anche voi, via sms 340 43 15 105. Però va vista in vetrina, io inviterei gli ascoltatori a vederla in vetrina perché va vista. Almeno quello, voglio dire. Almeno le tette. Fosse anche brutta, è veramente una gran topa. Sì, è vero. Ma infatti partiranno mani a destra e manca. Ed eratizzazioni. Esatto. Colleghiamoci col libero sfogo dello zoo, andiamo. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Bastard Inside Live.
Linea, bastardo dentro. Ciao Marco, ma ieri hai visto come era vestito il vecchio di merda? Viva Leone! Ciao, sono Maurizio da Sesto San Giovanni. Sì? Ieri sera sono andato all'Isola dei Famosi. Sì. C'era Leone con una camicetta orribile. Sì. E poi Leone, ma lascio parlare anche gli altri, ma vuoi sempre parlare tu? Ma ragazzi, avete sentito il rap di Leone di Lernia per l'apertura dell'ultima serata dell'Isola dei Famosi? Bello. Mitico Leone. Mo, che dobbiamo fare? Il vecchio di merda dobbiamo ammazzare. Mo, che dobbiamo fare? Il vecchio di merda lo dobbiamo ammazzare. Vedrai a dicembre, vedrai a dicembre, Leone. Ieri sera vado a casa di amici per vedere il pagliaccio di ghiaccio. Il tempo di parcheggiare mi c'entra una macchina. No. Vaffanculo, clown of ice. C'è Mazzoli che va dal salumiere e dice: buongiorno, vorrei un salame. Il salumiere lo guarda e dice: come lo vuole? A fette, Mazzoli? Ma scusa, hai preso il mio culo per un salvadanaio? Ciao, sono il foglio di Gibba. E visto che durante il giorno, soprattutto dalle 2 alle 4, non faccio un cazzo, anch'io ascolto lo Zoo di 105. Oggi come oggi non mi ricordo più che cazzo devo dire. No. Lo so che stai ascoltando lo zoo. Sì. Lo so perché a quell'ora lì tu sei in macchina e stai andando a farti i cazzi tuoi. Sì. Ma io ti mando a fanculo, cara donna di merda. Perché tu è inutile che mi rimpinzi di bugie, cazzi e mazzi, capito? Mm. Ciao Leone, mi faresti una cortesia? Potresti mica prestarmi la maglietta che avevi, la camicia che avevi ieri sera in trasmissione? Perché devo andare in un posto e vorrei fare una figura di merda, non so cosa metto. Ciao. Bastard Inside Live. Se sei un bastardo dentro, chiama lo 02-627-105. 627-105. Linea. Bastardo dentro. Ma Pippo, ste bastard l'hai tirate fuori dal 1986. cita. Dobbiamo parlare di questo grande gioco per tutte le console esistenti al mondo. Scusa, piattaforme. Parliamo di Need for Speed Carbon, sì. Il nuovo gioco che ti immerge nelle corse su strada più pericolose ed adrenaliniche del mondo. E grazie al rivoluzionario sistema AutoSculpt, sì, puoi creare e personalizzare l'auto come più ti piace. E poi, aspetta, dov'è l'altro pezzo? Need for Speed Carbon, sì, ti permette di gareggiare in una sfida all'ultimo respiro, rischiando ad ogni curva o strapiombo di ammazzarti e esplodere. Esce il 10 novembre e per informazioni potete andare sul sito www.electronicarts.it. Come? Oppure, alternativamente, sì, fate la Salerno Reggio Calabria alle 18. More shit for that ass on 105 Zoo. Right after this. Tra poco l'ospite del giorno. Hey, tu lo sai che c'è lo zoo. Ti chiedi che cos'è, ma lo sai già cos'è. Non lo volevi, ma l'ascolti e non sai perché. E già che sei lì che ci sei, ne hai parlato con i tuoi, non sai perché, ma lo ascolti. Lo Zoo di 105, il programma che non piace. Piace. La musica nuova, prima di tutti, è su Radio 105. Now for you. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Let me
diciamo una cosa carina, sì, e una cosa più diretta. Sì. Vai, vai. Viva la figa! Oh! E ne abbiamo una portatrice sana qua con noi. Porca miseria, che avanzare. Zitta, aspetta, aspetta, c'è una sigla apposta per te. Attento, che tettone, oh, che c'hai. Mamma non sei abituata a parlare nel mondo dello spettacolo, quindi. Chi? Cosa? No, ho detto, non sei abituato a parlare nel mondo. Ah, pensavo io non fossi abituato alle tettone. Sai che a me piacciono non, altre cose. Non ce l'hanno. Sì, alla Calvani. Mettiamo la sigla, andiamo. Solo quelli con grande personalità e forte carattere. Forte carattere. Possono sottoporsi alle menti malate dello Zodi 105. Solo i più coraggiosi. Solo i più coraggiosi. Hanno accettato di rispondere alle loro domande fuori luogo. Lo zoo è senza limiti, senza dignità, senza una morale e senza il buon senso. Buon senso, buon senso. Ma solo chi è stato loro ospite potrà vantarsi di aver veramente sentito tutto. Vi presentiamo l'ospite del giorno dello Zoo di 105. Aspetta che mi riprendo un occhio. Aspetta, Sara Tommasi! Ciao a tutti! Chi? Ciao a tutti! No, chi? Chi? Come? Cosa? Perché? Dove? Metti via sti affari, per favore. L'ho fatto apposta, ci sai, per distrarti. Mamma mia. Cioè, hai il reggiseno a monolocale. Ho il reggiseno imbottito per esagerare ancora la mia prosperità. Ti Paolo, ringrazio. Metti le mani sul tavolo, per favore. Ciao, ragazzi. Su, via! Oh, ragazzi, sono l'unica donna tra gli uomini, basta. No, cretina, voglio cosa vuoi? Qualche donna. No. Cretina, cosa fai? Mi rubi lo spazio? Certo. Anch'io sono donna qua dentro, eh. No, tu sei aspirante. Io sono aspirante donna, è vero. Ragazzi, lo sapete che io non avevo il cuscino per dormire, ma dormivi sulle tette, sulle di, tette Sara. Di Sara e io sulla pancia di leone. Lui sostiene che durante la notte, quando pioveva, puntasse l'aggeggino, il martello, come l'ha definito. Sì, l'ha puntato su tutte le donne, compresa la Marina Occhiena, che è sposata. Ma nessuno ha preso, cioè ha accettato il martello, niente, no? Ma era un martellino, insomma. Leo. Stasera quando usciamo ti faccio vedere. Ma Leo, cosa uscite? C'hai anche il tester come nel cacciavite. Però ti devo dire che l'unico martello che ha sentito lei, ma era il mio. Perché gli altri non c'è. E gli altri erano tutti culi sull'isola, scusa. Adesso possiamo anche dirlo. Era un'isola o un ferramenta? Comunque ha ragione. Erano tutti maci. Ma chi? Marci, erano marci. Ragazzi, io non so se ieri sera avete guardato l'inizio della puntata e poi verso la fine, quando Fernanda Alessa. Ma quanto sei impizzata quella donna? Con la faccia. Sara? No, Fernanda è una cara ragazza che. Sì, che ha un difetto, insomma. Ha bisogno di. Aiuto! Sì. Tranquillizzarsi un po', insomma. Sì, però è una ragazza dolcissima. Se non lo vuoi dire, Sara, puoi mimare con le narici. Poi non è no, dolcissima. Ma dai, no. È amara. È molto amara, sì. Lascia un amaro in gola. Ma dai, come fate a sapere? Perché dovete dare tutte queste descrizioni sulla Fernanda? Sara, insomma, Sara, dai. Ascolta, una domanda proprio ci sorge spontanea. E ultimamente ci sorge sempre più spesso. Ma tu chi cazzo sei? Ma chi sono? Sara Tommasi da Terni e Dindurni. Tu sai che io vengo da Terni e Dindurni? Sì, da Narni. Da Narni. Da Narni. In provincia di Terni, si fa nata a Narni? Chi? Dice? È un dialetto, no? No, è grandino. È un dialetto, vedi che non capisci neanche il dialetto. Ah, facciamo una cosa, abbiamo non preparato una scheda per presentarti a dovere. Ecco. Così spieghiamo perché tu sei finita sull'isola dei famosi. Vai. Prego Pippo. Lo Zoo di 105 presenta. L'ospite del giorno. L'ospite del giorno. L'ospite del giorno. Sara Tommasi è stata protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Ma cosa avrà fatto prima di questo reality per essere considerata famosa? Ecco un elenco dettagliato di cosa ha fatto Sara Tommasi prima della sua apparizione su Rai 2. Una gita al mare con i suoi nipotini nell'agosto 2003. Una stretta di mano al cantante dei Ricchi e Poveri nel settembre 1987. Importante. Nel 1996 Sara Tommasi passa davanti agli studi di Mediaset in macchina con suo nonno e intravede l'autista di Mike Bongiorno. E allora? Nel 1999 Sara Tommasi scopre di essere cliente della stessa farmacia del mago Zucchi. Ma il grande passo verso il successo e la fama mondiale lo fa nel 2001, quando beve nello stesso bicchiere di Laura Pausini al bar di Via Marghera. Grazie a questi grandi eventi, oggi Sara Tommasi può definirsi una vera star della televisione italiana e sicuramente lascerà un segno indelebile alla sua scomparsa. Grande! Ma è poco, voglio dire. Ti manca solo lo stesso bicchiere della Pausini. Sì, adesso devi solo limonare Briatore. Sei al top. No, non ho
solo Elisabetta. Ma sei fidanzata tu? Io no. No. No, mi sembra non mi guardare con questi occhioni che sono anche un po' arrappati in sto periodo. Quali occhioni dei quattro? Cazzo, il suo uomo sono io. Ma stai zitto, te, stai zitto. Dai, per favore, microdotato. Microdotato. Passiamo alla scheda. Giusto. Allora, nome, lo sappiamo, Sara. Cognome? Tommasi. Soprannome nell'intimità? Sarina. Sarina? Nell'intimità, cioè a letto. Il tuo uomo ti tromba e ti dice: oh, Sarina, come sei fantastica. Sarina, può essere. Sarina. Sarina, Saretta, ma, non lo so. Ma niente di più bovino? Non so. No, una sono una piccolina, una cucciola. Ma smetti di farmi la gambettina qua. Età. Sto mettendo alla prova. Età. Hai detto che sei anche tu, insomma. No, io sto cercando di smettere, è una roba un po'. Età? Ma ci stai riuscendo, tra l'altro. Sì. Età? Età 25. 25. Misure? Misure? Boh, dillo tu. Paolo! 4-4. Costo dell'intervento? 6.000. A tetta, a testa o? A tetta. No, no, comprese tutte e due. Ok. Professione sulla carta d'identità? Studentessa ancora. Studentessa. Non è ora di rinnovarla? È ora. È gratis, ora. Tra l'altro. Cosa ci metto secondo te? Come faccio io? Mettigli. Due. Artista generica? Cosa? Cosa metto? Artista. Non generica. Esagerare, stai calma. Aspirante artista. Non è il libro degli errori, la carta d'identità. Ti tocchi nell'intimità? No. No. Domanda giusta. No comment, credo. Come no comment? Dai, no, scusami. No, ma dai, credo che tutte le donne, insomma, lo facciano, sì, no? Sì. Poi magari, non so, dimostrarcelo adesso in un angolo. No, con guarda. Leone, che ti può ricordare, no, magari lascio, momenti. Ma io lo sono tutta memoria. Lo lascio all'intimità, io ballo da sola, insomma. Che cazzo fai? Ragazzi. Balli con i lupi, fai film? Sara. Va bene, andiamo avanti. Fabio, prosegui. Svegliati però, ripigliati. No, sono le domande anche tu, forza. Sì, sì, vai avanti, prosegui, prosegui. No, vai avanti tu. Ci sono, forza. Ci sono. Fai una faccia buffa. Fai una faccia intelligente. Possibilmente diversa. Sogno nel cassetto. Cassetto, quello dove tieni il vibratore, eh? Dai, sogno nel cassetto. Diventare un'attrice. Ok, allora è utopia nel cassetto. Lo sapevo che mi prendevate in giro. Stato coniugale. Celibe. Nubile, forse. A meno che tu non nasconda un terribile segreto sotto quel perizoma. Potrebbe essere. Ma come fai a sapere che ho il perizoma? Non ti preoccupare, scusa, noi arriviamo con la vista. Scusa, qualche stronza appena spento tutte le luci. Avete del nostro studio. Per vedere, non ho capito. Andiamo avanti. Conosci la musica? Abbastanza. Sai cantare? Abbastanza. Potresti intonare per noi queste due note musicali tipo la do? La do. Ok, bene. Paolo non ce la fa più. Io devo toccarti le tette, Sara. No. Posso toccarti le tette? Assolutamente no. Perché? L'ha fatto Leone. Ma Leone è un pezzo di pane. Ma Leone è innocuo. Leone è innocuo. Brava, brava. Proseguiamo. Leone è innocuo. Andiamo avanti. Perché sei qui? Per fare compagnia. Hai detto Marchetta? No, no, non mettiamo in bocca parole non dette. Non mettiamo niente in bocca che ecco. Tu non voglia. Chi ha vinto l'Isola dei Famosi? Luca Calvani. Lo conoscevi prima di questa trasmissione? No. Oh, brava, onesta, meno male. Brava, andiamo avanti. Cioè, ti rendi conto che uno sconosciuto ha vinto l'Isola dei Famosi? Vabbè, ma anche giusto. Ma cosa? Ma uno non va in un'Isola dei Famosi se prima è non è famoso. Ma per diventare più famoso, era famosetto e è diventato famoso. Famosetto. Cos'è famosetto? È l'Isola dei Famosetti, magari. È come belloccio, cioè non ha senso come parola. Sì, diventa... Concentrati, Sara, perché questa è la domanda più importante del pomeriggio. Attenzione, concentrati. Sì. Bloomberg. Bloomberg, rating finanziari. No, no. Suca! Andiamo avanti. Cosa usi per l'igiene intima? La lingua. Uso un detergente apposito, insomma. Avrei detto il Mocio Vileda. Proseguiamo. Che libro stai leggendo? Ora? Sì. Io, te e gli altri. Io, te e gli altri. A che pagina entra il Mago di Oz? No, sto leggendo un libro troppo interessante. Sì, ma se fai così io mi arrapo, Sara. Cioè, loro dicono che sono foggio, ma ti garantisco che... Sto leggendo un libro di filosofia, non è roba per te. Ecco, ha toccato il tasto giusto. Il libro di Hegel, che si chiama La fenomenologia dello spirito. Di cosa parla? Di cosa parla? Ma parla, insomma, della realtà. A che pagina è il bondage? Attenzione, Marco, calmati. Mi guarda così. L'hai abbracciata. Sei rosso in faccia e stai sbavando, sì, leccandoti le labbra. È un porno, l'inizio di un porno.
porno. No, al di là di tutto. Scusa, col vecchio guardone dietro. Io non parlo perché ho parlato troppo con lei sul lit. Parlate voi. Ma ha toccato un argomento giusto? Sì. Abbiamo realizzato un'altra scheda. Sì. Che è un po' la tua biografia. L'avete fatto imbarazzare adesso. Ma sei imbarazzato, non siamo noi. È lei che ti abbraccia, ti sta mettendo in ginocchio. Stai finendo in ginocchio. Devi cadere. Adesso ho capito perché ti hanno preso dalle lemore. È tutto rotto. Sara, non fare niente con lui, non fa niente. Si sta spogliando. No, no, aspetta, vai. No, adesso ti spoglia, adesso spogliati, ti spoglia. Marco, che fai? I vostri bicipiti? È caldissimo. Ma vai in palestra tu? Ma fatti i cazzi tuoi, metti la scheda, andiamo. Lo Zodi 105 presenta l'ospite del giorno. L'ospite del giorno. L'ospite del giorno. Sara Tommasi è stata protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Ma cosa avrà fatto prima di questo reality per essere considerata famosa? Ma andiamo a conoscere meglio questo mito del mondo dello spettacolo. Sara Tommasi. Sara Tommasi. Si laurea alla Bocchino con la tesi Le notti a casa di Tanzi. Come si è sputtanato una fortuna in festine e baldracche il mitico Calisto Tanzi. Sara Tommasi ama leggere libri di filosofia e di psicoanalisi come Paperino e Paperina a Praga e Aldo, il nano con qualcosa in più. Ha seguito corsi di recitazione a Milano Marittima al Pineta e al Papete il pomeriggio, ma non esclude un futuro da giornalista per Famiglia Cristiana. Il suo attore preferito è Rocco Siffredi. E la sua attrice preferita è Luca Calvani. Sogna di condurre un programma televisivo tutto suo, possibilmente vestita, e non sotto una scrivania. No! Senti, noi potremmo farti condurre un programma radiofonico, magari se ti metti sotto la scrivania. Vai Pippo col disco, grazie! Zodi 105 presenta l'ospite del giorno.
Chi? Ma chi è? Una bella ragazza! Cioè, ti rendi conto, Sara, che sono tre ore che questo porco di Cavozzi ti fa le foto alle tette? Marco, ma a mia insaputa, però. Oh, ragazzi, veramente, cioè, non lo so, c'ha sto sguardo strano. Scusami, non voglio palparti le tette. C'ha uno sguardo coppacino. Insomma, sento mani ovunque, ma che è? Ma chi? Ma lui! Paolo! Lui ieri sera aveva un bel ragazzo insieme a lui. Ma non è vero. Come? No, io di lui, guarda, mi fiderei. Ma no! C'è una mano che ti sta per palpare una tetta, attenzione! Perché? Ma mi ispira fiducia! Allora, noi non siamo ventriloqui, abbiamo queste mani che funzionano esattamente come il ventriloquo. Cioè, io ti faccio vedere le mie mani. E quella di Paolo ti tocca le tette, è incredibile! Basta! Proseguiamo con l'intervista. Ci fidanziamo? Potrebbe. Ah, ok, ne parliamo dopo. Questa chance. Parliamo del tuo percorso artistico invece. Sì. No, sinceramente, cosa hai fatto prima dell'Isola dei Famosi? Ma ho fatto la paperetta. Benissimo, perfetto, grazie. No, era la domanda di un'altra intervista. Senti, hai fatto la paperetta. Era schedina. Cioè, cosa facevi? Nuotavi nelle vasche da bagno di Lele Mora. Ma facevo questo il ballo del qua qua ogni paperetta. Cioè, tu d'estate andavi in Sardegna a casa di Lele Mora nella villa e nuotavi nella sua vasca da bagno. E certo, anche quella è una professione. Chiedilo a Costantin. Senti, hai fatto una tesi di laurea su Parmalat e sull'acilio. Sì. Sei appassionata di fallimenti? No, sì, perché io sono single. Molto, no, tu sei fidanzato, porco. Ma tu single, però. Senti, Paolo Noyes avrebbe preparato un piccolo test da farti fare. Ci serve anche una base adatta, quindi prepara la Pippo, concentrati, perché Paolo è un noto porco. Allora, insomma. È un test di associazione di idee. Sì. Devi rispondere il più velocemente possibile a delle parole. Scusa, che Fabio, lui ti levati dal cazzo, glielo spiego io. Fammi parlare anche a me un paio di tette, mezz'ora che mi dai la schiena. Vai. Allora, io ti dico delle parole e tu mi rispondi la prima cosa che ti viene in mente. Per associazione di idee. Sì. Brava, okay. Ok. Parto. Ficcanaso. Te. Ah, io sono ficcanaso. E ti fichi in mezzo Fico anche il resto. Tradire. Luca. Spettacolo. Luca. Chi è Luca? Luca Calvani. Perché stavate insieme? No, però insomma. Vai. Vabbè, andiamo. Spettacolo. Avanti. Spettacolo televisione. Arrivismo. Soubrette. Belle grosse. Le tette. Belle socie. Le mie. Proprio belle. Le mie. Tetto. Casa. Stupida. Tu. Io. Giuiva. Io. Ci fa. Io. Palpata. Tu. Tu. Tu, ti ha detto ok, puoi. Posso, vado? No. Compromesso. Brutto. Concedersi. Tanto. Bello. Arrivismo. Cattivo. Famoso. Meraviglioso. Sconosciuto. Normale. Pesce. Grande. Oh, questa è una notizia incredibile che funziona sto gioco. Attenzione, le ultime due: ciucciare. Biberon. Sara. Non è conseguenziale, eh? Meravigliosa. Meravigliosa. Grazie. Bene, senti, allora, dopo l'Isola dei Famosi pensi di A, studiare recitazione ed arti al cinema, sì. B, continuare lo squallido giro di ospitate prezzemolate nella TV sterco italiana, o C, scrivere un programma televisivo e condurlo? A, B e C. Tutte e tre. Tutte e tre vorresti fare. Quindi sì. Allora, A più B più G uguale buona domenica. E vai. No, io avevo sulla scheda ingorda, ma senti, Simona Ventura è brava e bella. Sì. Bella e brava. Spegni il microfono e te lo dico. È brava, è bella, e bella e brava. Ok, adesso spegnilo. Ok. Non l'avrei mai detto, dai! Vergognati! Ingrata che non sei altro! Sputi nel piatto dove mangi! Ma ora riflettiamo tutti insieme sui fatti della vita di Sara. Prego, regia. Un attimo, dagli il tempo. Allora, siccome abbiamo i soliti 99 minuti di pubblicità, ma stiamo chi andando se ne frega? Un po' lunghi. Non ce ne sbattiamo i coglioni. Fai quello che dico io qua. Vai. Questi sono i fatti. Che Dio ci aiuti. Lo sapevate che l'Isola dei Famosi è pedonale? Ma cosa? Lo sapevate che un italiano su due fa la schedina e una schedina su due si fa un produttore? Lo sapevate che Sara Tommasi ha fatto 3 anni di Actor Studio per imparare a guardare in camera senza ruttare? Ma cosa?
Lo sapevate che gli Stati Uniti hanno proibito a Sara Tommasi di tatuarsi il volto di Abramo Lincoln su una tetta per non creare confusione col Monte Rushmore? Lo sapevate che Sara Tommasi si è laureata in economia e commercio conservando per 3 anni lo scontrino di un paio di stivali? Lo sapevate che il reggiseno di Sara Tommasi è una quarta Coppa UEFA? È vero, ragazzi! Porca miseria! Porca troia! Lo sapevate che originariamente Sara Tommasi affiancava Del Piero nello spot della Uliveto, ma fu poi eliminata perché faceva continuamente sparire l'uccellino? No. Lo sapevate che il regolamento dell'isola proibiva ai partecipanti il possesso di carte da gioco e quindi, dopo il 2 di picche di Luca Calvani, Sara Tommasi è stata squalificata? Un po' sì. Lo sapevate che Sara Tommasi prossimamente poserà per il nuovo calendario Vinaville per continuare la tradizione di pagine incollate? Lo sapevate che quando le proposero di partecipare al reality On the Road, Sara Tommasi rispose: eh no, di nuovo sulla strada? No. Lo sapevate che Sara Tommasi ha scritto recentemente un libro di cucina intitolato Tutto quello che mi sarei magnata sull'isola, tacci vostra? Grande. Lo sapevate che la frase più sussurrata sull'isola dei famosi era: ma tu chi cazzo sei? Lo sapevate che al mio 3 i ragazzi dello Zodi 105 poseranno le cuffie, si rimboccheranno le maniche ed improvviseranno un torneo di tuca tuca con Sara Tommasi? Ho sentito una cosa dura io. E infatti era tuca tuca, non suca suca. Dai. Torniamo tra poco con lo Zodi 105. Sara Tommasi. Sara! Non mi laverò mai più questa mano. Ma che schifo. The 105 Zoo, we'll be back in a few seconds. Keep in touch. Right after this. Lo Zodi 105. Il programma che non piace. Lo Zodi 105. Gli occhi fanno quel che possono, niente meno, niente più. Vuoi che sia, passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia, ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu.
Gli sms che stanno arrivando, mamma mia, allora. Il più carino è me la pomperei di brutto volentieri. Il più educato, se il più educato, esatto. Mettiamo la sigla, vai, Pippo. Lo Zodi 105 presenta l'ospite del giorno. Che ospitone che abbiamo oggi. Quando arriva? Chi? L'ospite. Non lo so. No, scusa, sei qua. Senti, ma tu prima ci stavi raccontando fuori onda che un bacio è scattato tra te e la Calvani. Sì, è stato dichiarato. Un bacio lesbo è stato. Un bacio lesbo. No, lui è un uomo, Mazzo, lui è un uomo. Scusa, c'è un coso grosso. Ascolta, Leo. Anche i trans brasiliani. Hai detto che lei si è lamentata del fatto che mentre si stavano baciando non gli diventava barzotto. No, ma dalla fame, Mazzo, dalla fame non veniva su. Tu l'hai baciato sull'isola o dopo? Sull'isola. Sull'isola. Sì. Ed era. Ma no, non ho approfondito questo. Dai, si sincera, Sara. Che voglia di carne avevi? No, ti dico, lì senza mangiare anche io ero un po', insomma, un po'. Non ti diventava duro nemmeno a te? No. Non si ha voglia di pesce. Era un po' semi, insomma. Ascolta, no? Come baciava? Ah, normale, beh. No, dai, ma sii sincera. No. Com'è un bacio normale? Cioè, tipo a mulinello, a spatola, come l'imbianchino, a curva, a uncino. Vabbè, dici, com'è un bacio normale? Facciamo così, io adesso ti bacio un po' di volte in maniera diversa e tu mi dici quale assomiglia di più a Calvani, no, ok? No, fidati. Ha detto normale, non scadente. È un bacino. No, un bacino sulla guancia. Che sulla, hai baciato Leone, cazzo? Ma è sicuro. Ti sei fatta infilare il bastoncino Findus di Leone dietro? No, ma era tradimento. Ma è un bacio. Marco, stai implorando. Chi? Tu stai implorando. È vero. Ma sei un cretino, te l'ho detto, basta un tozzo di pane come ha fatto Leo. Dai, ti offro un tozzo di pane e un po' di Nutella. No, ormai è finita l'altra della carestia. Poi non mi guardare con questi occhi. C'ha sti occhi. Ma so. Tu c'hai il tuo uomo, ce l'hai. Ma chi? Sei tu il mio uomo. Allora bacio un po' lui e un po' te, ok? No, che lui mi bacio veramente. No, dai. Prima bacio Leo, poi bacio dai, te. No, per rispetto a Luca. Dai. No. Ma che cosa stai dicendo? Chi? Se baci Leone, lei evapora dalla vergogna. Facciamo così, un bacio in bocca a lui, un bacio se in bocca a te. Se tu dai un bacio in bocca al Leone, io do un bacio in bocca a te. Io la limono. Hanno chita molto. Se io do un bacio in bocca a Leone, tu dai un bacio in bocca a me? Lui lo fa, chita molto. Attenzione. No. Sento un po' all'asilo, eh. Pronti? Adesso lo chiami tu. Ok, ora la cosa che non ti piace, Marco, dai. Cosa? Pronti? Ma che bacio era? Questo era più intenso quello tra me e Leone. Un bacio a 300 all'ora. Ma Paolo? Paolo! Cosa? Cosa fa? Paolo! Andate avanti con la trasmissione! Dai. È una malattia. Senti, l'ultima domanda, poi ti mandiamo fuori dei coglioni. Ecco. Sì. Non dai nostri, vorrei. Esatto, purtroppo. Quali di questi personaggi manderesti via dalla televisione? A. Maurizio Costanzo, B. Vittorio Sgarbi o C. Luca Giurato? Luca Giurato. Brava! L'hai letto lì, di la verità! L'hai letto lì? Forse. Sì. Sembra tanto scema, e lo è, però lo recita bene. Grazie, Sara, grazie mille. Scusa, grazie. Stavo scappando. Poi magari ci vediamo dopo per un tête à tête. Dai, Paolo. Ciao, ma hai visto la webcam? No! Sei scaccato una testa. Sì. Ciao Sara, grazie mille. Ti voglio bene.
Ti dedichiamo questo appuntamento, appunto, di Luca Giurato, quest'uomo televisivo che guadagna 2 milioni di euro al mese. Va bene! 2 milioni di euro al mese! No, e senza andare sull'isola. No, basta, andiamo! È umano? È alieno? È divino? Chi è? È solido? È liquido? È gassoso? Com'è? È animale? Vegetale? Minerale? Che cazzo è? Che cazzo è? La natura gli ha dato poco. Gli ha dato poco. E quel poco se l'è giocato al videopoker. Il suo nome è Luca. Luca. Il suo cognome è Giurato. Giurato. Il suo peso è 97 kg circa. Il suo significato è zero. Zero. Luca Giurato, il paladino nel niente, ha invaso le vostre case e adesso è qui. Qualche anno fa, per una festa di carnevale, Luca Giurato si è vestito da donna. Gli sono venute le mestruazioni. Ma no, non è possibile. Luca Giurato è stato recentemente multato dalla polizia municipale dopo aver lavato la macchina. Cercava di farla asciugare stendendola sul lenzuoliere Foppa Pedretti. Ma come? Luca Giurato non è mai stato sposato perché ogni volta al momento del fatidico sì risponde: non ho capito la domanda. Molti non lo sanno, ma Luca Giurato è un igienista. Una volta ha inoltrato al comune di Torino una richiesta per portare in tintoria il lenzuolo della Sacra Sindone. Ma no! Se vedete Luca Giurato con una calza di nylon sul volto, non temete, è la sua divisa da rubamazzetto. Luca Giurato è convinto che Robocop sia un cantante heavy metal. Heavy metal. Luca Giurato non si veste, si incarta. Esiste una teoria alternativa sulla deriva dei continenti, secondo la quale i continenti si sono separati per allontanarsi il più possibile da Luca Giurato. In effetti. Qualsiasi numero moltiplicato per Luca Giurato dà sempre zero. Luca Giurato è ancora in giro. Anche se nessuno sa spiegarsi perché. Povero Luca Giurato! Lo stesso si può dire di Sara Tommasi. Chi? Di Sara Tommasi? Chi? Non è più con noi? Chi? C'aveva due tettoni. Madonna mia, secondo me. Cosa? Cosa? No, in tre ci sta. Sì, Marco, già tanto se ci sta in uno. Saluta! Ciao! Just to be the life I don't know.
bastardi. Non possiamo parlare, però si può mangiare in onda, ragazzi. Vabbè, dai. Vai, visto che siamo una squadra, è giusto che anch'io. Dopo il sesso. Mazzoli, se non ti trombi la Tommasi, ti denuncio addirittura. Se te la trombi, ti denuncia lei. Tommaso. Ma come ha fatto Calvani? A non scoparsi. È Ricchione, Paolo. Si chiamano Ricchioni. Cioè, bisogna essere dei pazzi che va arrestato. Quell'uomo va denunciato. Cioè, comunque, veramente adesso. È bellissimo. Ha uno sguardo. Ha ragione. Cioè, due tette così. Sono sincero. Però adesso sono sincero. Sì. Ha degli occhi incredibili. Sì. Cioè, no, tu, tu hai passato tutta la puntata a guardare il culo e toccare le tette. No, il culo non ce l'ha. Però ha un paio di tette incredibili. Però ha questo visino. Sì. Ti voglio di. Come? Pugni nei reni? No. Guancia palla. A guancia palla? Guancia palla. Il famoso martello di Thor. Ragazzi, mi sa che è tornata la famosa Ford Mustachi, eh? Esatto. Sapete che c'è un telefilm che risale alla fine degli anni 70, si chiamano I Chips in originale. Sì, esatto. E la cosa più eclatante del telefilm era gli incidenti. Esatto. Eccola, questa è la Ford Mustachi. Che sarà protagonista e Deus Ex Machina di questo episodio. Perché mi sputi sulla focaccia? Perché Deus Ex Machina è duro da dire con la focaccia. Lo Zodi 105 presenta i chips. I chips. Dove c'è un incidente, dove c'è un'infrazione, dove c'è un grande sosta scaduto, là ci sono i chips. Bravo. Ehi, Bex. Ehi, Punch. Oh, ma ho sentito che Cindy non è più la tua ragazza. Beh, non esattamente. Sì, ma hai fatto bene, era proprio una poco di buono. Non c'è uno in centrale che non gli ha dato una passatina. Ma è compreso. Ma noi, veramente... Dai, non ti abbattere. In fondo quella balorda aveva forse anche delle malattie. Pensa che frequentava locali per camionisti sulla statale per farsi dare due giri di vite in più anche la sera. Ti ha sempre preso per il culo, Bex. Ma Punch, io non... Ma sì, dai, non pensarci. Stasera andiamo in qualche locale di strappone e ce la spassiamo. Ah, sempre che non incontriamo la regina delle strappone. Cindy! Punch... Io e Cindy ci siamo sposati a Las Vegas due sere fa. No. Quindi stasera non si fa niente? Non so come dire. Ehi, Al! Che faccia? Sempre che loro. Che ti succede, Al? Sembra che hai visto un fantasma, Al. Ehi, Frank! Ma... Secondo te, l'aspirina col caffè può provocare allucinazioni, Frank? No, Al, non mi risulta, Al. Perché, Al? Vedi qualcosa che io non vedo, Al? Sai, abbiamo dietro il pick-up, una Ford che mi fa i fari per passare. No, ancora. Frank, e che c'è di male, Al? Che c'è di male? Beh, io, Frank, non ho mai visto una Ford coi baffi. In che senso, baffi, Al? Le macchine... Non hanno i baffi, Al! Falla passare, Al! Che ci diamo un'occhiata! Cos'è? Al! Ehi, Frank! Dimmi, Al! A quelle! Sono due talpe che piangono, Frank! Eh sì, mi sembra anche a me, Al! Non mi sento affatto bene, Frank! Ehi, una delle due talpe, Al, mi ha appena fatto il ditone, Al! Mi è parso anche a me! Prendi il fucile, Al! Dov'è, Frank? Dove l'hai messo, Frank? Sotto il sedile, Al! Ah, eccolo, Frank! Tieni, Frank! Grazie, Al! Figure! No! Mustachi! Incidente! Incidente! LA1, Ameri 3 e 4, rispondete basso!
Qui Mary 3 e 4, dici Lorna. Siamo pronti a tutto. Sempre ligi al dovere come sempre. C'è un giovane di colore sul metro 90 con le spalle larghe da provincia a provincia, armato di ascia, faccia minacciosa, probabile omicida efferato sotto effetto di crack. Indossa una tuta antiproiettile che sta rapinando il venditore di hot dog all'incrocio con la 13esima e inveendo contro la polizia. Siete gli unici in zona, correte, passo. Ehi, Punch, passo. Punch, oh, passo. Bex, oh, Bex. Ragazzi, rispondete. Ecco il cazzo. Oh, lo so che siete lì. Caga sotto. No, no, qui nessuno. Io, Filippino, passo. Che cosa vuol dire? No. Ma finisci da questo rumore che mi dai fastidio! Ma sei aiuta a entrare in azione! I CISPS! La società autostrade ce lo mena! C'è gente che vuole scaricare la Ford Mustacchi, sì, per usarla come suoneria. Andate da un concessionario. Ma cosa? E la mettiamo sul sito. Dai, mettiamo sul... La Ford Mustacchi, ricordiamo, è una Ford rossa coi baffi. Coi baffi. Guidata da due ragni talpe. E triangolo perché hanno sensi di colpa. Ed è alimentata a vino, quindi fa rumore anche di brindisi mentre si muove. Ti rendi conto, Leo? E poi sei tu il vecchio rincoglionito del gruppo. Appunto, siete voi, no? Diglielo. Cavozzi mi ha appena confermato che la sta per mettere sul sito da downloadare. Ma non ci credo. Bravo, cavolo. Ma chi la scarica? Il venditore di vino, non lo so. Cavozza. Dici, Cavozzi, veloce. Cavozzo, io la scarico. Sì. E tu c'hai la faccia da cazzo, Cavozzi. E quindi dove si può scaricare? Veloce, Cavozzi. Stasera sul blog di Franco. Chi è Franco? Franco? Che sarà il mio blog, bastardo. Ma perché Franco? Franco è il dito amico, dai. Yeah.
Ma sei da cucuzza tu oggi. Tu sì. Oggi vai da cucuzza. Da cucuzza. Cazzo, a casa mia ci sono tre pullman della RAI. Tre pullman della RAI a far che cosa? Aspetta che ti dico io un'altra cosa. Per sì. Affittare soltanto la strada. Sì. Hanno pagato 7.800 euro. Leo, hanno speso 12 milioni di euro per fare l'isola dei famosi. Tu ti stupisci per 7.000 euro? E ti rendi conto che Prodi vuole obbligarci a pagare il canone e diventa un reato penale? E io dovrei pagare il canone per andare in Gratosoglio e spendere 30.000 euro per riprendere casa sua? Ti rendi conto? Dalle 5 alle 6 di stasera. Ma cari diretti, amici carabinieri, diretta. Vi prego, visto che siete tutti incazzati e in rivolta, sì. Pensateci voi al signore con la faccia da mortadella, vi prego. Non vi ce prego. La farai mai. Ma anche ai pullman della RAI fuori da casa di Leone. Esatto. Una multina, dai. Cioè, puoi spendere 12 milioni. Guarda, sono 12 son milioni tanti. Di euro. Non lo so, io 200 famiglie campano di rendita, ma pure bene. De più. Ma pure de più. Quelle su Rai 2. Sì. Stasera è su Rai 1. Ah, pure! Ah. Stasera è su Rai 1 con Cucuzza in diretta. E uno perché dovrebbe pagare il canone allora? Per vedere tua moglie che cucina melanzane al forno in un appartamento di 140 metri, sì. Di cui 120 di cucina. Caro Cucuzza, c'è anche denaro stasera. Prendevi una telecamera beta in spalla insieme a un operatore e andavi a Gratosoglio con un taxi. Sì. No, no, non si può fare. Perché sì. Devi mandare una troupe così a fare una roba del genere in diretta? Io ho assistito una volta in Calabria, lavoravo in un'altra radio. Sì. Hanno fatto una diretta dall'elicottero, la RAI, sopra questo parco acquatico. Ve sì. Lo giuro, gli è caduta dall'elicottero una telecamera da 90.000 euro circa. Cioè, presente le bezze, sì, quelle sì, grosse, belle grosse e pesanti. È andata in 1.000 pezzi. Sì. L'operatore ha fatto, vabbè, dai, chiappiamo un'altra. Tranquilli, tanto i soldi sono della RAI. Vabbè, tanto non la paga lui, giustamente. Appunto. Oh, bravo l'operatore! Ma senso civico! Giusto così! Io ne so alcune. Cioè? Ho conosciuto un ragazzo che ha lavorato per sbaglio con la Clerici. Sì. Il treno dei sogni. Sì, cos'è? Mi ha raccontato. Il treno dei sogni, il programma della Clerici. Sì, mai visto in vita mia. Lui mi ha raccontato delle cose, sì? Degli sperperi e delle cose, però, che avvengono nei backstage a Cinecittà. Vabbè, vabbè, quello si sa. Non tanto lontano, ieri sera qualcosa è successo. Comunque ragazzi, io una volta sono andato in Calabria, sì? E senza cadere dall'elicottero sono sparite ben tre telecamere. Incredibile. Nessuno si è preoccupato. Ma la cosa peggiore è che a volte sparisce anche il cameraman. Quindi scusa, sì. Tu ce l'hai coi calabresi, bastardo. Quelli che rubano le telecamere. Tu sì. Ce l'hai coi calabresi. Ma noi amiamo i calabresi. Sei tu allora. Noia, noia, noia. Zobi 105 presenta. Lo Zobi 105 presenta. Bastard Inside Live. Linea, bastardo dentro. Io volevo mandare a fanculo tutte le puttanate che dite, che mi obbligano ad andare pianissimo prima delle gallerie e a tirare come un bastardo dentro per uscire e sentirvi di nuovo. Ciao ragazzi, sono sempre Priga e questa è la mia battuta su Chuck Norris. L'ho dimenticata. No! Ma Zocchi, volevo dirti che ieri sera sei stato veramente, ma veramente brutale. Pronto? Romano? Sì, sì, il sangue l'ho lasciato. Sì, mancava solo quello che mi tiravate via. Poi eravate a posto. Sì, sì, non ho più niente. Allora, ciao Mazzoli, sono Andy, sì. Il presidente del Neuro Smart Club. Sì. Ti ringrazio per la marchetta. Sì. E siccome volevo mandarti in radio la magliettina del club, volevo sapere innanzitutto che maglia e che taglia ti andava bene. Sì. Okay. E poi il colore, c'è l'arancione per i maschietti. Cazzo, e il rosa per le femminucce. Sì. Rosa? Va bene, ok. Spedisco, no. Grazie Marco. No. Ciao. Oh. Bravo, bello, bello. Oh. È tornato? È tornato. Aia. Sono passati dei giorni, ma dile ancora niente. La mia moto, voglio la mia moto. Vorrei tanto vederla, è un pensiero costante. La mia brutale. Io senza di lei non so proprio più stare. Più di averla con me mi farei inchiappettare. Manciulato il brutale. Manciulato il brutale. Manciulato il brutale. Spero a dirvela tutta, farmi un po' trapanare. Non è poi così male. Vai a cagare. Se sei un bastardo dentro, chiama lo 02 627 105 627 105.
Linea Bastardo Dentro. Comunque l'ha ritrovata la mia moto su eBay, 1000 pezzi. Sì, intanto pian piano la sto ricomponendo. Cazzo, è la prima brutale puzzle. Fa per già la voce, tu figlio di soc. Va, ma so. Va. Vaffanculo. Buono, va. 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 Vaffanculo. Va. 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 Vaffanculo. Radio 105. Ciao, sono la vecchia dei quattro salti in padella e anch'io ascolto lo Zodi 105, il programma che non piace. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey. Yeah. So won't you go far? Tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Siamo sempre in ritardo. Vabbè, non fa niente. Abbiamo iniziato alle 2:11 oggi. Grazie Catelan, grazie Ale. Grazie. Ti vogliamo tanto bene, Catelan. Grazie mille. Grazie. Domani ancora così che è meglio. Oh, ti giuro che da quando c'è Catelan, da l'una alle due mi mancano i Friends. È una roba incredibile, oh. È per questo che mangi le Fisherman Friends. È vero, oggi le ho mangiate. Ti stai abbuffando di caramelle. Tony Ross, mi mancate. Le Fisherman Friends. Cosa? Chi? Sono appena sceso dalla Ford Mustacchi, allora sono qua. Stavi dicendo, le Fisherman Friends sono sì. Le uniche caramelle che sanno di biascichio e pene. Ma non è vero. Perché tu hai ciucciato peni? No, non biascico. Ah, ecco. Conosce solo a metà lui. Ragazzi, questo. Siamo in ritardissimo oggi perché, siccome Catelan fa televisione, no? Sì. Lavorando a MTV, lui ha i tempi televisivi. Per esprimere un concetto ci mette un'ora e mezza. Ma chi guarda MTV? Questo mi domando io. Bravo, Paolo. Qualcuno lo farà. C'è un nuovo film, lancialo tu perché l'hai pensato tu, è una tua idea. Allora, quindi stasera saremo a Roma perché domani siamo. Stasera saremo a Roma. Saremo a Roma perché domani siamo in diretta dalla Sapienza di Roma, facoltà economia e commercio, aula non lo so. Bravo. Quindi potremo andare al cinema a vedere I figli degli uomini. I figli degli uomini. Bellissimo, futuribile. Sentiamo. Shelf Equina e Radio 105 presentano Trailers in FM. Anno 2027. In una Londra lacerata dalla violenza e dalla guerra tra sette nazionalistiche. Zidane, tu sorella da bucchina! Qui? Allora pigliati sto capatone sulle fascia! Ah, mamma mia, che dolore che hai mai fatto, porca zozza, che male tacci tua! Franciosa da merda! No! Le donne sono diventate sterili. Signor Enrico? Enrico Tampax? Sì? Buonasera, sono l'amministratore delegato. Siamo in bancarotta. Capisco. Grazie. Arrivederci, buone cose. Arrivederci. Ma come? No! Enrico Tampax! La Atu e la Durex hanno riconvertito gli impianti e producono palloni da football americano. 21, 43, 55! Ha, ha, ha! Go! Lancia! La prendo! Ma che...
merda! Mi è scivolata! Dannato lubrificante! Vai, quarterback, si sta masturbando! Ah, no, niente, la palla nuova. Quella stimolante per lui. Non ha messo i guanti. La buona vecchia retromarcia è andata a farsi fottere. Amore, mi raccomando, dentro che mi batti tutte le lenzuola nuove. No. Ok, ok, prendo la mira. Soltanto un uomo può salvare la razza umana dall'estinzione. Il suo nome è Teo. Il suo ruolo è determinante. Il suo telefono è... 3. Informazione gratuita. No. La chiamata è stata trasferita al centro messaggi. No! Ma come? Oh. Oh, mi sa che siamo nella merda. I figli degli uomini. L'apocalisse passa anche dall'utero. Che bella quella statuetta di plastica, è un souvenir di Parigi? No, è la mia spirale, ormai la uso come soprammobile. Nel cinema. Proprio Natale poi. Ho il vecchio si è dileguato subito. Perché devi andare da Cucuzza, dai. Ormai è una star televisiva. Ma chi Cucuzza? Cazzo mai visto io. Noi ci vediamo domani a Roma alla Sapienza, alla Facoltà di Economia e Commercio. E poi sabato sera siamo alla discoteca Much More di Materica Macerata. Bravo! Grazie a Pippo Palmieri. Ciao amici! Grazie a Wender che è al funerale di suo nonnino, poverino. Mandiamo un bacione, un abbraccio. Paolo Nois. Grazie Marco. Fabio Alisei. Gente. Leoni di Lernia. Non mi hai guardato, pensavi che marchettavo qualcosa. Sì, c'è la faccia della marchetta. Salutiamo anche Sara Tommasi e le sue tettone, molto gentili. Sara veramente ha delle tette. Bella topona! Te la dedichiamo, Sara, per te. Sara, questa è per te. Mi dai una mano anche alla mia. Sì, aspetta. Cambio? Cambio. Lo Zodi 105. A domani! Lo Zodi 105 qui. Lo Zodi 105. Che ti piacciono? Lo Zodi 105 qui. Dai, che cos'è, Fabio? Provaci, cambio, aspetta. Cambio, pronti? Ragazzi, c'ho l'artrosi. Ma dai, fatta scendere. Dai, fatta scendere.